Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Torno a parlare ancora una volta di dischi freno e torno a parlare anche di Galfer. Avevo già trattato l'argomento circa un anno fa in uno dei miei vecchi video, quindi se siete interessati potete cercarlo tra i miei video. Parliamo ancora di Galfer perché sto completando la modifica dell'impianto frenante sulla mia Road Glide. Avevo iniziato le modifiche sull'impianto frenante cambiando i dischi anteriori, le pompe freno e ovviamente anche le pinze, scegliendo delle pinze radiali Brembo, delle pompe altrettanto radiali sempre Brembo. I dischi avevo scelto in quel caso i Wave Rotor a margherita sempre e ovviamente di Galfer. Per completare la modifica, visto che è anche arrivato il momento di sostituire il disco posteriore della mia Road Glide perché è usurato, ho scelto ancora una volta la linea Wave a margherita e vedremo il perché ho scelto ancora la margherita per il posteriore, e ho scelto di mantenere la pinza freno originale Harley Davidson con delle pastiglie Galfer. Ovviamente ho scelto di cambiare anche le pastiglie perché nell'installazione di un nuovo disco è buona cosa anche sostituire le pastiglie. Il mio disco era quello originale, quindi con 18.000 km, usato abbastanza, quindi era arrivato il momento di sostituirlo. Dipende poi anche come usate i freni della vostra moto. Perché sono caduto ancora nella linea Wave a margherita? Perché ovviamente sono i dischi che ho anche installato davanti sulla mia moto, quindi sull'anteriore, e quindi volevo anche mantenere una linea estetica identica, ma anche perché è molto consigliato sostituire il disco posteriore con uno a margherita nel caso andiamo a mantenere la pinza originale, perché ovviamente il disegno a margherita disperde il calore molto meglio, quindi diciamo che è sicuramente un upgrade abbastanza importante e che si farà notare. Una cosa molto importante per quanto riguarda i dischi posteriori è la scelta di alcune finiture. In questo caso Galfer mi ha dato la possibilità di scegliere due cose in questo disco. Allora, i nottolini, i bottoni, in questo caso in colorazione a piacere, se non sbaglio Galfer propone rosso, giallo, oro, scusate, e propone anche il blu e altri colori molto interessanti, anche il nero se non sbaglio, e in questo caso io ho scelto il verde, che è perfettamente color match con le parti anodizzate della mia moto, e ho scelto l'anodizzazione del corpo centrale del disco lucida, che ovviamente va a fare un color match con le parti cromate e le parti in alluminio che sono presenti sulla mia moto. Il prezzo di questo disco, mercato americano, circa $270, un disco di ottima qualità. Ho avuto una bellissima esperienza in questi anni che ho provato Galfer sulla mia moto e anche su un'altra moto che non avete mai visto, quindi sono tornato a dare ancora una volta la fiducia a questo brand. Nell'involucro trovate il disco, trovate un po' di adesivi ovviamente Galfer, la lettera di ringraziamento con certificato di garanzia. Altre curiosità che vi posso dare sempre su Galfer: vi ricordo che questi prodotti sono tagliati al laser, quindi non c'è nulla di stampato, ogni disco è identico a tutti gli altri, che sia il primo, che sia il numero 10.000, quindi la qualità è identica per tutti i dischi. Voglio proprio provare questa nuova opzione flottante che non avevo prima sulla mia Road Glide e tantissimi colleghi me l'avevano consigliata, quindi adesso, con l'occasione di sostituire il disco, ovviamente ho voluto provarla. Lo vedremo installato tra qualche settimana sulla mia moto. Se avete altre domande sui prodotti Galfer, vi consiglio di visitare il sito internet, è molto interessante, molto facile da navigare, potete inserire il modello della vostra moto e vi verranno elencati tutti i prodotti specifici. Il customer service eccellente, sempre pronti a disposizione a darvi tutte le risposte alle vostre domande o ai dubbi, quindi anche quello è un servizio molto importante che offre questa azienda. Io ragazzi vi ringrazio,
Noi ci vediamo tra 7 giorni con un nuovo video, tantissime altre curiosità. Come sempre vi invito a visitare il mio sito internet www.maxbikerhd.com e anche la mia pagina Instagram @maxbikerhd. Tantissime curiosità, potrete vedere anche alcune foto che ho scattato a questo disco e ovviamente seguire dirette, live, stories e reel sull'installazione del disco che andremo a fare tra un paio di settimane. Grazie a tutti, buon weekend e buona strada!